È tempo di Resolution Gate e questa volta sono i CD Projekt Red a far parlare di sé. Dicono che durante lo sviluppo di The Witcher 3 Wild Hunt è una sfida riuscire a raggiungere i 1080p su Xbox One. Il Full HD sarebbe difficile da raggiungere a causa della SRAM della console Microsoft, ma comunque gli sviluppatori ci tengono a farci sapere che si sono impegnati al massimo per ottimizzare la produzione. Quindi niente panico. Call of Duty Ghost non è stato particolarmente apprezzato da critica e pubblico, Activision lo sa, e così Sledgehammer Games ha voluto tranquillizzarci sul prossimo capitolo della serie Advanced Warfare dicendoci che sarà uguale a 4 film hollywoodiani messi insieme sul piano dell'intrattenimento e delle risorse utilizzate. Sono dichiarazioni molto interessanti e noi non vediamo l'ora di mettere le mani sul gioco. Continuano i rumor sul prossimo DLC di GTA 5 e questa volta scopriamo che dovrebbero esserci addirittura gli zombie, stando a qualcuno che ha frugato nel codice sorgente del gioco e ha trovato una stringa ZMB che sarebbe indicativa proprio della presenza dei non morti. Voi potete vedere la stringa in questione sulle pagine del sito e dirci cosa ne pensate. Finalmente è annunciata ufficialmente la lista dei giochi del PlayStation Plus ad agosto, quindi troveremo Fez, Crysis 3 e tanti altri che trovate sulle pagine di vg247.it e venite a trovarci anche su Facebook, Twitter, YouTube e Google+. Ciao e a domani!